Ciao a tutti da Marco Giovinale del forum Meta Diretto per Tutti e dei gruppi Facebook Meta Diretto Lazio e Meta Diretto per Tutti. E siamo qui sulla spiaggia del lago di Bracciano a provare l'ORX con la piastra, quella HF ellittica. E chiaramente siamo fuori stagione, ci sarà poco e niente, però ci proviamo un attimino e vediamo che viene fuori. Vi ricordo il mio negozio, che è www.metaldetectoritalia.com. Iniziamo la prova. Il metodo acceso è stabilizzato, infatti non fa casino. Qui è abbastanza buono, vediamo un po'. Adesso l'ha discriminato. È una cosa piccolissima che è caduta, perché questo c'ha dei buchi. C'ha dei buchi un po' grandini e è caduta. Quindi niente, proviamo un'altra cosa. Vediamo un po', sentiamo qualche segnale. Anche se sono un po' sporchi di scavo per far vedere in pratica, poi dopo chiaramente uno li scava o no, decide se scavarli o no. È un tappo, infatti. Vai, qui è il tappo. Infatti era un 98. Un po' sporco. Questo 58 del santo dovrebbe essere un pezzo di stagnola o alluminio. Adesso lo discrimino. Oh, c'è uno spiccio, eh? I miei colleghi hanno pulito bene. Vediamo un po' questo che è. 74, abbastanza pulito. Tutte cose piccolissime, ovviamente questa piastra prende cose piccolissime che me scivolano dai buchi. Sentite un po'.
l'abbiamo preso. Ah, che è un anello? No. È un anello. Un anello. Non so se argento, orgia o bigiotto. Un po' fra. Vedi, c'è, è decorato. Chiudiamo le buche. Abbiamo trovato un anellino. Un anellino, un anellino. Feste fine stagione. Adesso lo scorreggio un po', però andiamo a scavare, tanto sono pochi segnali. Quando ci stanno pochi segnali, conviene scavarli tutti, tanto invece che sta a girare a vuoto, uno li scava, così si impara anche i vari suoni che dà la terra, perché delle volte il suono che dà non corrisponde a quello che c'è sotto, perché se è messa una cosa di taglio, dà un altro ID e dà un'altra, e la può dare come ferro, capito? Quindi se c'è poca roba scavate tutto, sicuramente se state su un campo dove sono ogni due secondi fate una cernita e via. Questo è un pezzo di coso, dovrebbe essere stagnola, eccolo qua, stagnola, prendila che buttiamo tutto, arriva pure il legnus. Meglio scotterus, ora facciamo un altro giretto, non vado proprio a scavare tutto, quello è muovuto a ferro, però quanto è durato? Quasi 8. Qui abbiamo problemi di tempo, che dopo c'è la pubblicità e allora tocca dagli io. Voglio trovare un segnale pulito, bello, di quei segnali che ti dice scavami. Non mi sa che sarà un'impresa impossibile. La piastra sempre parallela al terreno a circa 1-2 cm, c'è anche chi la struscia, però ognuno la fa come vuole. Andiamo, esci fuori, segnalino bello, no, scureggioso. Proviamo di aec. Andiamo un po' più veloci, che c'è la pubblicità dopo. Chi cambia canale è un sestolino. Niente, mi ha dato la bocca. Ok. Mo ci butto io 10 centesimi, gli do io 10 centesimi, e qui si trova niente, niente. Vabbè, hanno pulito bene, e con questo vi saluto, non perdete il prossimo video che
le prove in acqua con l'antenna. E un saluto a tutti, ricordatevi del mio canale Metal Detector 1 e del mio negozio Metal Detector Italia, mettete un like, ciao!